Siamo arrivati alla 28ª edizione e questa amministrazione nuova, rappresentata da me come sindaco e da tutti i miei consiglieri e da chi lavora all'interno del comune, ovviamente sostiene questa festa, una festa molto sentita che connota proprio il comune di Faule, perché spesso e volentieri si va in giro e si dice: ah, ma sei di Faule? Sì, Faule è la dove si fa la festa della Bagna Cauda, quindi noi siamo proprio molto connotati a questa realtà e noi ovviamente lo sosteniamo, siamo presenti e sosteniamo la nostra Proloco, cerchiamo di fare insomma da collante e facciamo funzionare il meccanismo di tutta questa festa, quindi una nuova amministrazione sì, che però continua nelle tradizioni, aprendosi alle innovazioni, sostenendo questa realtà molto sentita all'interno del paese. Sì, ripartiamo con la 28ª edizione di questa nostra festa della Bagna Cauda. Quest'anno sarà dal 10 al 15 ottobre, sono 5 giorni di divertimento, di pranzi, cene e anche attività oltre alla degustazione del nostro prodotto, che si svolgeranno soprattutto nel weekend. Sì, lo scorso anno è stato uno dei migliori anni in quantità di porzioni. L'anno scorso abbiamo raggiunto i 18 quintali di bagna cauda servita e circa 10.000 commensali sui 5 giorni di festa. Un gran lavoro, ringrazio la mia Proloco, che siamo sempre in tanti, è un duro lavoro che inizia anche da inizio settembre per poter portare al termine al meglio questa nostra festa. Si parte l'autunno cunese, sicuramente con Faule entriamo nel vivo dell'autunno cunese, promuovendo quello che poi è il piatto tipico della provincia di Cuneo, ma poi di tutto il Piemonte, quindi la bagna cauda di Faule, questo prodotto che, come dicevamo prima in conferenza, è capace di fare sistema, di fare territorio, perché all'interno di quel prodotto troviamo la di Caraglia, la acciughe della Baglia Maier, la patata di Entrago, il porro di Cervera, quindi un intero territorio raccontato intorno a una tradizione, una tradizione senza di vista. L'autunno cunese, come da sempre, è l'insegna del cibo, l'insegna dei prodotti della terra, la grande cucina piemontese, quindi con Faule inizia questo percorso straordinario di più di 120 qua a Natale, che raccontano un tessuto straordinario del nostro territorio, che è abbinamento all'albero, alle bellezze naturali e alla cultura.